Fanciulli, buongiorno, benvenuti a questa edizione un po' anomala di Moscow Diaries, la potremmo chiamare un'edizione musicale ma allo stesso tempo una pippone edition a tutti gli effetti perché sto per raccontarvi una storia molto interessante ma allo stesso tempo un po' lunghetta, però piena di colpi di scena, piena di retroscena inimmaginabili, molti più di quelli che potresti immaginare data l'apparente noiosità del tema, diciamo. Di che cosa parliamo in questa pippone edition? Come avrete intuito dal suono che sentite ogni volta che pronuncio le parole pippone edition, parliamo di inni nazionali, in particolar modo dell'inno attuale della Russia che per un certo periodo è stato anche l'inno dell'Unione Sovietica. Inno nazionale che da un punto di vista esclusivamente musicale, lasciando da parte tutti i discorsi politici, di ideologia, guerra fredda, comunismo, filorussismo e quant'altro, da un punto di vista esclusivamente musicale è abbastanza all'unanimità considerato l'inno nazionale più bello del mondo. Questo perché? Perché è una vera e propria super hit internazionale. Tantissime persone all'estero, non solo i russi, lo conoscono molto bene. Divenne molto popolare grazie alla canzone Go West dei Village People, che venne poi ripresa dai Pet Shop Boys, che comunque va a scimmiottare sia quella melodia che l'ideologia che gli stava alle spalle. Logicamente poi tutto il mondo nel Novecento ha vissuto all'ombra del conflitto virtuale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, per cui questa musica è veramente diventata molto popolare, ma ad ogni modo, musicalmente parlando, è strepitosa. Cioè, una roba che quando la senti ti gasa. Qualunque cosa tu stia facendo, hai l'impressione di doverti alzare. Insomma, ha veramente sfondato da tutte le parti, è andata ben oltre, secondo me, il suo significato ideologico originario. Ma detto questo, questa canzone non è sempre stata l'inno della Russia. Considerate che la Russia, dall'inizio dell'Ottocento, che è il momento in cui farò iniziare questa storia, ha cambiato inno nazionale per ben 8 volte. Credo che nessun altro paese al mondo l'abbia cambiato così spesso in così poco tempo. Sicuramente qualcuno l'ha cambiato, ma 8 volte, ragazzi, è tanta roba. E questo logicamente perché la Russia ha avuto una storia particolarmente travagliata, che è la storia anche del suo inno nazionale. Ultima premessa, perché sono davanti a un pianoforte? Perché se vi facessi sentire le versioni originali di tutte le canzoni di cui vi parlerò in questo video, YouTube mi farebbe un paiolo così. Avrei copyright strike, contenuti di terza parte, demonetizzazione, così ve le suono io al pianoforte e in descrizione vi metto tutti quanti i link delle canzoni di cui parlerò, così potete andarvela a sentire in versione originale, che peraltro, vi credetemi, è molto interessante. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Parliamo dell'attuale inno della Federazione Russa, che teoricamente conosciamo tutti, suppongo, è super popolare, ma giusto per mettere le cose in chiaro e capire di che cosa stiamo parlando, è l'inno che fa più o meno così. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава твоя достояние за все времена. L'ho fatto un po' veloce, però ci siamo capiti. Poi c'è la parte del ritornello, che è quella che pompa di più in assoluto e che fa Славься отечество, мудрость народная. Братский народов союз вековой. E qua parte il coro, proprio un'esplosione gigantesca e nucleare che fa Предками данная мудрость народная. Славься страна, мы гордимся тобой. Super gasamento, incredibile, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, insomma, è l'inno di cui parliamo. Ma non è sempre stato questo l'inno russo. Quindi prendiamo la macchina del tempo e torniamo al 1812. Perché questa data? Ai tempi, nei primi dell'Ottocento, non è che fosse così in voga avere un inno nazionale. È una moda che prese piede, insomma, intorno all'Ottocento, un po' dappertutto, in tutta Europa. In Russia questa cosa iniziò a prendere piede nel 1812. Perché quell'anno? Perché è l'anno in cui Napoleone cercò invano di invadere la Russia. In quell'anno, logicamente, la guerra fu tremenda, la tattica della terra bruciata, il sacrificio enorme delle persone, insomma, guerra patriottica di grandissimo sentimento popolare, di grande forza di resistenza. Ricordiamo che i russi incendiarono Mosca in quel periodo pur di sconfiggere Napoleone. E nei giornali iniziò a girare un testo che si chiamava Malitva Ruskova Naroda, cioè la preghiera del popolo russo, e il cui testo sostanzialmente era una preghiera a Dio perché salvasse lo zar. Dio salva lo zar, Dio fa sì che lo zar possa regnare a lungo, eccetera, eccetera. Questo testo divenne super popolare, ma gli mancava la musica.
e all'inizio per un buon 20 anni venne utilizzata come musica, pensate che roba, la musica dell'inno britannico, cioè quella che oggi conosciamo come God Save the Queen, ma che al tempo era God Save the King. La melodia era la stessa e gli hanno semplicemente messo sopra le parole russe. Tra l'altro questo è il tema generale di tutto il video, cioè vecchie canzoni con parole nuove, più o meno. E quindi il primo inno dell'impero russo al tempo era una roba del genere, faceva Боже, царя, храни, на, 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 на. Era esattamente l'inno inglese, ora le parole russe completamente non me le ricordo di quell'inno lì, solo che allo zar del tempo questa cosa non piaceva tanto, insomma non è che possiamo usare un altro inno di un'altra nazione, di un'altra grande potenza, dobbiamo farcene uno noi, così decide di lanciare un contest e fa un contest in tutto il paese per trovare il musicista in grado di scrivere l'inno dell'impero russo. Come conseguenza di questo concorso, nel 1833 la Russia ha il suo primo vero e proprio inno ufficiale autoctono, cioè che si sono scritti e composti loro. E il titolo è ovviamente come prima Боже, царя, храни, cioè Dio salva lo zar. God save the Queen, God save the King, è la stessa cosa. È un inno bellissimo e fa più o meno così. Eccetera eccetera, inno bellissimo, veramente strepitoso, che credeteci o no è l'inno che è durato di più di tutti quanti, perché dal 1833 se lo sono tenuti fino al 1917. Nessun altro inno russo fino ad oggi è durato così tanto. E che cosa è successo nel 1917? È successo che nonostante abbiano cantato per qualcosa come 85 anni Dio salvaci lo zar, le cose si mettono parecchio male sia per Dio che per lo zar. Rivoluzione comunista, rivoluzione di febbraio, lo zar viene destituito e si instaura una forma di governo che passerà alla storia come Repubblica Russa, che è una sorta di governo di transizione dove nessuno sa bene che cosa stia succedendo, c'è ancora la prima guerra mondiale in corso, insomma un problema dopo l'altro. Comunque sia, il governo rivoluzionario che si insedia nel marzo del 1917 adotta come inno niente proprio di meno che la Marsigliese. L'inno francese, esattamente l'inno francese preso pari pari, semplicemente di nuovo con altre parole, però non semplicemente la traduzione, proprio nuove parole scritte completamente da zero. Perché la Marsigliese? Perché non furono i primi i comunisti del tempo a prendere la Marsigliese e cambiargli le parole. I primi a farlo furono proprio i francesi, in particolar modo i francesi che nel 1871, nell'ambito di tutto quel fervente crescente comunismo e movimento operaio che c'era in Europa dopo i libri di Marx e Engels, e quindi uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo, quelle cose lì, diedero appunto vita alla Comune di Parigi, 1871, che ebbe come inno la Marsigliese, però cambiata, gli hanno cambiato le parole, decisamente improntate al comunismo, decisamente improntate alla lotta di classe e tutte quelle cose lì. Questa storia di cambiare le parole alla Marsigliese prese parecchio piede in giro per l'Europa. Ci fu per esempio la Marsigliese dei soldati, ci fu la Marsigliese dei contadini, ci fu la Marsigliese dei lavoratori, che divenne molto popolare in Russia nel primo tentativo di rivoluzione nel 1905. Questa canzone venne poi utilizzata come inno nazionale ufficiale della Repubblica Russa tra il febbraio del 1917 e l'ottobre del 1917. È esattamente la Marsigliese, quindi la conosciamo tutti, no? Contro nudela, eccetera, eccetera. Hanno solamente cambiato un paio di cose, cioè anziché fare come fanno alla fine nella Marsigliese originaria, diciamo, che fanno Alarme citoyen, formez-vous bataillon, marchons, marchons, qu'un sangue impur apre venotion. Questa parte melodica la Marsigliese dei lavoratori l'ha cambiata e hanno utilizzato una roba tipo na 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 la la na 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 na
ripetono 5 volte la parola period, che vuol dire avanti, 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 e quindi questa è l'unica variazione rispetto all'originale della Marsigliese, ovviamente il testo completamente cambiato. Una cosa interessante di questo testo, è che fa capire un po' il mood dei tempi, è che nella terza strofa, quindi quella che di solito non viene cantata nelle occasioni ufficiali, però c'è nel testo ufficiale, lo zar viene definito come un vampiro succhia sangue, che vuole il sangue del popolo, che siccome deve andare in guerra noi dobbiamo sacrificare i nostri figli. Ovviamente c'era la prima guerra mondiale, c'erano tanti problemi legati a quella storia lì, e insomma grande risentimento verso lo zar, motivo per cui la canzone che avete sentito poc'anzi, Bozhe Tsar Ekhrani, divenne assolutamente proibita. Era proibito cantarla, era proibito eseguirla in qualunque forma, in qualunque situazione, eccetera eccetera, divieto che poi venne mantenuto per tutto il tempo dell'Unione Sovietica. A questo punto siamo all'ottobre del 1917, dopo tutta una serie di stravolgimenti c'è la rivoluzione di ottobre, Lenin alla guida dei bolscevichi insieme a Trotsky inizia quella che viene chiamata la guerra civile russa, dove da una parte c'era l'armata rossa guidata dai bolscevichi e dall'altra parte l'armata bianca. Questa guerra civile durò fino all'inizio degli anni 20 e in quel periodo non è che si può dire che ci fosse un vero e proprio inno nazionale ufficiale della Russia, perché trattandosi di guerra civile c'era una fazione che aveva il suo inno e una fazione che ne aveva un altro. L'armata bianca, che è quella che uscì sconfitta dalla guerra civile, aveva come inno una marcia militare divenuta popolare nella prima guerra mondiale che si chiamava Addio alla Slavianka, addio alla donna slava, diciamo. Tenete alla mente perché tornerà più tardi nella nostra storia con un colpo di coda negli ultimi tempi. Ovviamente quella guerra venne vinta dall'Armata Rossa. Che inno aveva l'Armata Rossa? La canzone comunista più popolare, più conosciuta di tutti i tempi, cioè l'Internazionale. Anche l'Internazionale è una canzone francese, proprio i russi non ce la facevano ad avere un inno proprio, insomma una roba scritta da loro, guardavano sempre verso o Francia o Inghilterra, comunque sia. L'Internazionale venne scritta ispirandosi alla prima associazione internazionale per l'appunto dei lavoratori, che durò poco, poi ci fu la seconda internazionale che durò fino al 1917, testo in francese però poi tradotto veramente in qualunque lingua, in qualunque posto ci fosse un partito comunista. C'è anche la versione in italiano, c'è una versione in tedesco, c'è una versione in cinese, logicamente c'è la versione in russo. Hanno scritto le loro parole e quel brano divenne l'inno nazionale non solo dell'Armata Rossa prima, ma anche dell'Unione Sovietica nei suoi primi 20 anni, quindi da quando venne istituita nel 1922 da Lenin, Trotsky e compagnia bella fino al 1944. La canzone in questione, anche questa verosimilmente la conoscete perché in Italia è stato per tanto tempo l'inno del Partito Comunista, anche se di comunismo da 20 anni a questa parte non c'è alcuna traccia praticamente da nessuna parte, se non forse in Cina, e fa più o meno così. Poi il finale lo conosciamo, lo facciamo alla italiana, dai. Su marciam l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, fraterna umanità. Comunismo che spunta da tutte le parti. Questa canzone veniva temuta tantissimo, no, nei tempi della Guerra Fredda, era una roba che chi davvero aveva insomma il sangue ideologico dentro, DC contro il Partito Comunista, sentiva sta canzone e gli venivano i peli dritti, no? Perché comunque al tempo non era l'inno dell'Unione Sovietica, però era la canzone che in più in tutto il mondo simboleggiava il comunismo. Questa canzone fu l'inno dell'Unione Sovietica fino al 1944. Che cosa è successo nel frattempo? Sono successe un sacco di cose, però è bene fare una piccola precisazione su che cosa succedeva all'interno del mondo comunista di quegli anni. Il mondo comunista era essenzialmente diviso in due correnti. C'era una parte che perseguiva l'ideale della trasformazione internazionale del mondo in un mondo comunista, quindi diciamo esportare a forza l'ideale comunista in tutti gli altri paesi del mondo, e altri che invece seguivano l'ideale di, insomma, ok, comunisti sì, però solo a casa nostra, ci facciamo i fatti nostri, non pensiamo a quello che succede da altre parti. Lenin e Trotsky erano del primo partito, quindi esportazione del comunismo, Stalin era invece per la seconda corrente, quindi nazionalismo comunista, una cosa di questo tipo. In quel periodo venne fondato il Comintern, cioè l'Internazionale Comunista, che nel proprio statuto, nelle proprie missioni dichiarate, aveva, diciamo, esattamente queste parole che leggo, ce l'ho scritte qua: darsi da fare con tutti i mezzi possibili, inclusa la forza armata, per rovesciare la borghesia internazionale e creare una Repubblica Sovietica Internazionale come stadio di transizione fino alla completa abolizione del concetto di Stato.
Boom, sono parole forti, no? Allora capite che l'anticomunismo che girava parecchio negli anni 20 in tutta Europa, agli anni 30 anche, aveva comunque i suoi fondamenti e su questo sentimento, purtroppo, nacquero i peggiori orrori del Novecento, il fascismo da noi e, soprattutto, il nazionalsocialismo, poi nazismo in Germania. Anche perché, nelle intenzioni espansionistiche dell'ideale comunista, il primo bersaglio era proprio la Repubblica di Weimar, che era la Germania in cui nacque il partito nazista di Hitler, che fece, diciamo, gran tesoro sia del sentimento anticomunista che del sentimento antisemita. Quando poi si trattò di avere a che fare con la Russia era tutte e due le cose insieme, erano bolscevichi e ebrei insieme, per cui puoi capire erano il nemico numero uno. E questo ci porta all'invasione dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Veloce ripasso, nei primi sei mesi la Germania avanza come un rullo compressore fino alle porte di Mosca e Leningrado, però viene fermata lì alle porte di Mosca. L'anno successivo decidono di andare verso sud, quindi verso Stalingrado, fino alla battaglia più cruenta, più sanguinosa e probabilmente più importante di tutta la guerra mondiale, se non forse del Novecento, che è la battaglia di Stalingrado. Battaglia di Stalingrado dove le sorti della guerra cambiano completamente, da che erano i nazisti in vantaggio, per la prima volta sono i russi ad avere il coltello dalla parte del manico e iniziano a spingere indietro i nazisti. Ora però, dal febbraio del 43, quando finisce la battaglia di Stalingrado, al maggio del 45, quando i nazisti entrano a Berlino, ci passano due anni. Non è una cosa semplice per i russi buttare fuori i nazisti dal proprio territorio. Molto spesso ci fermiamo alla narrazione che alla battaglia di Stalingrado sono cambiate le sorti della guerra. Sì, è vero, però c'era ancora un sacco di altro lavoro da fare e Stalin in quel momento non poteva perdere l'opportunità di cavalcare l'onda di euforia dei propri soldati, del proprio popolo, per il fatto che per la prima volta stavano vincendo loro. E quindi Stalin doveva combattere due battaglie. La prima era di tipo, diciamo, propagandistico e quindi incentivare attivamente il morale dei propri soldati. E la seconda di tipo politico, cioè una volta finita questa guerra, una volta che avremo sconfitto i nazisti, bisogna fare in modo che questa cosa non succeda più e che il mondo smetta di temerci, noi Unione Sovietica, come un pericolo per la diffusione del comunismo. Per cui che cosa fece Stalin nel 43? Disgregò il Comintern, cioè quell'organismo che aveva nello statuto quelle frasi brutte che vi ho detto prima, no? E lo fece come segno di distensione verso gli alleati, che in quel momento sì, erano tutti alleati contro Hitler, però avevano tutti idee ben distinte. Inghilterra, Francia, Stati Uniti non avevano gli stessi ideali dell'Unione Sovietica, se non uno, quello di annientare il nazifascismo. E fin lì sarebbero stati tutti d'accordo, ma poi dopo, come la storia ha dimostrato, ci sarebbero stati parecchi problemi. Quindi Stalin fece questo passo distensivo, disgregando il Comintern e abolendo l'Internazionale come inno nazionale dell'Unione Sovietica, perché voleva dare un gesto simbolico. Se tolgo l'Internazionale, che è il simbolo del comunismo, e cambio inno nazionale, forse questo verrà preso come un gesto di distensione. Ma non c'è solamente questo aspetto, c'è anche un aspetto di tipo motivazionale. La musica che avete sentito, l'Internazionale, è bella per farci una bevuta tutti insieme, però non è una marcia con cui andare in guerra e con cui sconfiggere il nemico. E quindi Stalin si rese conto che era difficile mandare a morire i propri soldati sulle note dell'Internazionale. E quindi, così come fece lo zar nel 1833, lanciò un concorso. Scrivete le canzoni e vediamo chi sarà il più bravo a fare il nuovo inno dell'Unione Sovietica. Parteciparono un sacco di musicisti, tra cui nomi eccezionali tipo Shostakovich, Prokofiev, quella gente lì, ma vinse un compositore abbastanza sconosciuto, di origini molto umili, che si chiamava Alexander Alexandrov. O Alexandrov, sapete che gli accenti sono il mio tallone da killer quando si tratta di nomi, eccetera, eccetera. Chi era costui? Era un compositore che aveva scritto una serie di canzoni notabili. Una su tutte, nel 1936, era una canzone che si chiamava «Žit stalo luce», che citò testualmente una frase presa da un discorso di Stalin agli stacanovisti e ci fece una canzone. «Žit stalo luce» vuol dire «la vita è migliorata, la vita è diventata migliore», ok? Sentite che melodia avevano le prime due frasi di quella canzone del 36. Esattamente, l'avete riconosciuta, però avete sentito che era proprio una marcetta, non è la musica che conosciamo noi. Però Alexander Alexandrov si rese conto che quella canzone aveva del potenziale, così prese quei primi due versi, poi la canzone andava avanti in maniera diversa, completamente diversa, però prese quei due primi versi e ci riscrisse un'altra canzone che nel giro di due anni divenne l'inno del partito bolscevico. È esattamente la prosecuzione di quel tema lì in modalità marcetta, quindi... (totipo)
questa è la prima volta dove nella Terra compare quello che sarebbe diventato l'inno dell'Unione Sovietica, ma al tempo era solamente un inno di partito e nel testo aveva dei chiari riferimenti a Lenin, a Stalin, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto lui propone questa melodia nel concorso indetto da Stalin nel 1943 e vince. Però vengono cambiate un paio di cose. La prima cosa che viene cambiata è che il tempo viene rallentato, quindi non è più una marcetta, ma ha un tempo più sontuoso, che è quello che conosciamo oggi, quindi na 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 na, eccetera eccetera eccetera, no? E soprattutto venne cambiato il testo. Il testo è una cosa molto importante in un inno nazionale e quindi a chi lo facciamo scrivere questo testo? Viene selezionato un giovane talentuoso scrittore di nome Sergei Mikhalkov, che quindi fu il primo a scrivere le parole ufficiali dell'inno dell'Unione Sovietica per come lo conosciamo noi oggi. Questo inno viene registrato e pubblicato il 7 novembre del 43 e viene eseguito per la prima volta nella storia a Capodanno del 44, quindi dopo la mezzanotte. Avete visto il mio video su Capodanno in Russia, no? Che dopo la mezzanotte loro suonano l'inno. Quell'anno viene suonato un inno diverso, che non era quello di prima, non era più l'internazionale, l'inno dell'Unione Sovietica per la prima volta nella storia. A quel punto poi le cose vanno avanti, la guerra finisce, inizia la guerra fredda, bla bla bla, Stalin continua a regnare fino al 1953, quando muore. Dal momento in cui muore Stalin, cosa che è stata raccontata peraltro in un film grottesco uscito di recente, si chiama La morte di Stalin, Death of Stalin era in inglese, ma in italiano mi sa che ha preso un altro titolo, magari ve lo scrivo qua in sovraimpressione, comunque sia. Inizia il processo di destalinizzazione, perché all'improvviso tutti si accorgono che Stalin era stato un tiranno, un dittatore, un sanguinario, un assassino a sangue freddo, che se gli girava la mattina e che qualcuno gli stava antipatico lo faceva ammazzare, insomma. Iniziò a venire fuori, oltre a questo, anche il problema del culto della personalità di Stalin, che era in contrapposizione con gli ideali comunisti, per cui fu Khrushchev in particolar modo ad andarci giù parecchio, parecchio pesante, no? In questo grosso processo di destalinizzazione venne coinvolto anche l'inno nazionale, perché nel testo scritto da Mikhalkov nel 43 c'erano delle frasi che non andavano troppo bene, perché erano dei palesi riferimenti onorifici a Stalin. In particolar modo nel secondo verso l'inno diceva che Stalin ci aveva educati a essere delle persone migliori e ci aveva ispirato al lavoro e alle gesta eroiche. Queste due frasi non potevano esistere in un'Unione Sovietica che stava rinnegando completamente la personalità di Stalin. Per cui la prima decisione che venne presa è di cancellare completamente il testo dell'inno precedente, che per un sacco di tempo venne eseguito esclusivamente in maniera strumentale, cioè senza le parole. Ma non per poco, fino al 1977, sono 24 anni. Per 24 anni l'Unione Sovietica, grande potenza mondiale nel pieno della guerra fredda, non aveva un inno nazionale con le parole. Questa cosa a un certo punto nel 77, in concomitanza con i 60 anni della rivoluzione d'ottobre, insomma, ci si è accorti che non andava più tanto bene e quindi venne proposto di scrivere un nuovo testo. Cambiamo il testo, cambiamo quelle due cose che dobbiamo cambiare e poi via, torniamo a cantare il nostro inno nazionale. E chi è che potrebbe mai scrivere il testo dell'inno? Ma, visto che è ancora vivo questo Sergei Mikhalkov, chiamiamo lui, dopo tutto c'ha dimestichezza con la melodia, no? C'ha già scritto un testo una volta, glielo facciamo fare un'altra volta. Quindi lo chiamarono. Sergei, ciao, com'è? Tutto a posto? Senti, ascolta, ti ricordi l'inno che hai scritto un po' di tempo fa? Ecco, bene, benissimo, apprezziamo il lavoro, cioè, anzi, tra l'altro, gran gusto, però bisognerebbe cambiare due paroline, te la sentiresti così? E cambio giusto due parole, no? Sai quando alla fine fa na 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 na. Che nella versione precedente, cioè il testo qua vicino, nella versione precedente diceva i soviet e il popolo ci guideranno di vittoria in vittoria. Perché hanno cambiato questa frase? Perché fu una frase voluta da Stalin, siccome c'era la guerra in corso, siccome c'era da glorificare l'esercito, questa cosa di andare di vittoria in vittoria era proprio un suo preciso volere e quindi venne cancellata e venne sostituita con la seguente frase: il partito di Lenin è la forza del popolo che ci guiderà verso il trionfo del comunismo. Bon, questo è il primo cambiamento. Logicamente nel secondo verso vennero rimossi tutti i riferimenti a Stalin e quello che veniva prima attribuito a Stalin venne attribuito a Lenin, quindi è Lenin che diventa quello che ci ha cresciuti verso una giusta causa e ci ha ispirato al lavoro e alle gesta eroiche.
non più Stalin. Questo è il testo del 1977, quindi l'inno è nuovamente cambiato, la melodia è la stessa, ma il testo è diverso. Passano quindi 13 anni, l'Unione Sovietica crolla e di nuovo viene cambiato l'inno nazionale, perché ovviamente l'inno precedente era l'icona mondiale del comunismo, guai, va de retro Satana, rinneghiamo completamente il passato. A scegliere il nuovo inno nazionale è Boris Yeltsin. Yeltsin decise di fare di nuovo un tuffo completamente nel passato e di prendere una canzone scritta a metà dell'Ottocento da un compositore russo di nome Mikhail Glinka, che scrisse una canzone dal titolo francese, Motif de chanson nationale, che poi venne russificata in canto patriottico. Yeltsin in qualche modo riuscì a far passare con un trucchettino questa cosa, però di nuovo fece passare un inno senza il testo, perché questa composizione a suo tempo era strumentale, non aveva delle parole. E nessuno ci pensò a mettere delle parole in quel tempo, perché dopo tutto, negli anni 90 la Russia aveva tutt'altro a cui pensare che le parole dell'inno. Il canto patriottico di Glinka faceva più o meno così. Adesso non so se me lo ricordo, vi dico la verità, perché è il più brutto di tutti, a mio modo di vedere. Comunque ci provo. Del genere, un po' così, non aveva parole, nessuno ci pensò a metterle, finché a un certo punto qualcuno ci pensò, venne proposto un testo orribile, veramente, era tipo gloria, gloria alla madre patria Russia. L'imbarazzo cresceva costantemente, perché sto inno non piaceva a nessuno, le parole proposte non vennero approvate. E in sostanza ci si avvicina al momento in cui arriva sulla scena Vladimirone Putin. Putin sale al potere nel maggio del 2000, poco dopo ci sono le Olimpiadi di Sydney e si accorge di una cosa orribile, che i suoi atleti, gli atleti della grande Russia, non cantano l'inno nazionale. E perché non lo cantano? Non ci sono le parole. Vuoi mettere? Cioè, cosa devono cantare? Mica se lo devono inventare. E in quel momento Putin ebbe un'idea geniale, che si può riassumere secondo me con queste parole. Ma scusate, andava tanto bene quello che avevamo prima, era tanto bello, perché non possiamo mantenere quello lì? Logicamente ci furono una serie di opposizioni, perché c'era tutto il fronte antisovietico che voleva rinnegare completamente la parentesi sovietica, che lo accusò. Disse: cos'è, vuoi far tornare l'Unione Sovietica? E Putin disse queste testuali parole, molto diplomaticamente si smarcò dalla situazione e disse: non possiamo rinnegare completamente il nostro passato, perché vorrebbe dire che i nostri genitori hanno vissuto una vita senza senso, e questa cosa non è giusta. Chi vuole rinnegare completamente l'esistenza dell'Unione Sovietica è senza cuore, ma chi vuole restaurarla è senza testa. Questo disse Putin e in qualche modo si smarcò e riuscì a far approvare questa melodia nuovamente come inno nazionale russo, ma ovviamente a una condizione: il testo lo dobbiamo prendere e ribaltare completamente, perché non è che puoi usare come inno della Russia un testo che dice unica e potente Unione Sovietica e specialmente il partito di Lenin e la forza del popolo che ci porterà alla vittoria del comunismo. Insomma, e così bisogna scrivere nuovamente per la terza volta il testo dell'inno della Russia. E chi cerchiamo? Ma vuoi mai che sia ancora vivo quello che l'aveva scritto la prima e la seconda volta, questo Sergei Mikhalkov? Certo, ormai era un vecchietto, ma era ancora vivo e fu lui a scrivere nuovamente il testo dell'inno nazionale. Un testo che logicamente è completamente diverso, però le differenze sostanziali e concettuali rispetto all'inno dell'Unione Sovietica sono tre sostanzialmente. Il primo è che se prima era un inno di lotta in qualche modo, cioè proiettato verso il futuro, ci porterà al trionfo del comunismo, questo invece è un inno rivolto al passato, perché si parla della gloria del paese, della storia gloriosa, della saggezza popolare ricevuta dagli antenati, eccetera, eccetera. E poi due sottigliezze. La prima è che nel primo testo c'era l'unione indivisibile delle repubbliche sovietiche, adesso si parla di unione eterna dei popoli fratelli. Voi sapete che in Russia ci sono decine e decine di popoli ed etnie diverse, sono popoli fratelli che sono uniti sotto un unico paese. Diciamo che il più delle volte sono dei fratellastri più che dei fratelli, però questo è un altro discorso. Il cambiamento principale dell'inno è che tornano per la prima volta dopo i tempi degli zar i riferimenti a Dio e alla religione. Proprio il primo verso dell'inno che dice «Rassia svyashennaya», quindi «Rassia svyashennaya», no? Dice «La Russia è la nostra patria sacra», usano il termine «sacra». E poi nella seconda strofa «La Russia è la nostra terra natale, protetta da Dio».
Questa cosa sarebbe stata assolutamente impensabile ai tempi del comunismo, ma una volta caduta l'Unione Sovietica, la Chiesa Ortodossa ha subito preso un enorme potere e ovviamente approvò a pieni voti la presenza di questi riferimenti nel nuovo testo dell'inno che venne suonato per la prima volta nel Capodanno del 2001. Cioè, tra il 2000 e il 2001 accadde la stessa cosa che accadde tra il 43 e il 44, cioè dopo i rintocchi della mezzanotte, dopo il discorso di Putin in questo caso, suona il nuovo inno nazionale che non aveva suonato per almeno 10 anni. E da allora fino a oggi questo è l'inno della Russia. Vedremo quanto durerà e quando lo cambieranno la prossima volta. In questo momento il record di longevità di Bozhe Tsarye Khrany non è assolutamente in pericolo. Però ci sono ancora un paio di curiosità su questa storia dell'inno nazionale, e cioè che nel 2015, quando ci furono dei campionati mondiali di ginnastica ritmica, vinsero delle atlete russe. Erano campionati che si tenevano in Germania e logicamente salgono sul podio, vengono issate le bandiere, cosa parte? L'inno nazionale, giustamente, no? Gaff mostruosa, gli organizzatori fanno partire una registrazione dell'inno, quello di Yeltsin, quindi la canzone patriottica. Ed è bellissimo, c'è sto video dove vedi l'atleta che fa... ma cos'è? Non è questo il nostro inno, cioè è quello vecchio, avete sbagliato. E quindi allora loro interrompono subito la registrazione, c'è lo speaker, chiediamo scusa, manderemo subito l'inno corretto, solo che rimandano nuovamente quello sbagliato e a quel punto gli atleti sul podio, che erano due, si mettono a ridere e insieme a tutto il pubblico cantano a cappella senza musica l'inno attuale. Insomma, un momento molto divertente, figura di merda imbarazzante da parte dei tedeschi, però è un video che vi metto qua in descrizione, fa veramente veramente molto ridere. Un'altra curiosità interessante riguarda il fatto che, come vi dicevo, non tutti erano d'accordo con la scelta di Putin di ripristinare la vecchia melodia dell'inno dell'Unione Sovietica. Ci fu in particolar modo un partito che propose attivamente un'altra canzone, che, torniamo un po' indietro, era la canzone che avevano utilizzato come inno nazionale quelli dell'Armata Bianca durante la guerra civile tra il 17 e il 22, cioè «Prashai Slavyanka», «Addio alla Slava», «Addio alla donna Slava», è una canzone che è stata fatta durante la prima guerra balcanica nel 1912, divenne super popolare nella prima guerra mondiale perché narrava il dramma dei soldati al fronte che andavano in guerra lasciandosi alle spalle le proprie donne, le proprie famiglie, quindi le donne slave. Questa marcia, che quindi avrebbe potuto essere l'inno della Russia, fa più o meno così. Poi c'è il ritornello che fa... eccetera eccetera. Questa canzone venne, come dicevo, diventata popolare durante la prima guerra mondiale, però quando poi nacque l'Unione Sovietica venne resa illegale. Illegale perché da un lato era l'inno dell'Armata Bianca, ma soprattutto conteneva al suo interno dei termini, dei concetti che non andavano tanto d'accordo. Però siccome comunque la melodia era parecchio popolare ed era rimasta molto impressa nel cuore della gente, venne comunque adottata, senza parole ovviamente, tanto ormai ci siamo abituati, e in particolar modo venne utilizzata in un'occasione storica, cioè il 7 novembre del 41 durante la parata militare, dove tutto l'esercito passò per poi andare direttamente al fronte a combattere quella che sarebbe passata alla storia come la battaglia di Mosca, che fu la prima grande vittoria dei sovietici nel corso della grande guerra patriottica, perché riuscirono a bloccare i nazisti dall'ingresso in Mosca. E non so se voi lo sapete, ma uno dei piani che Hitler aveva una volta conquistata Mosca era di raderla completamente al suolo e di farci un enorme lago artificiale. Insomma, queste erano le idee che avevano ai tempi. Fortunatamente il generale Zhukov, che divenne poi un eroe di guerra sia per quella battaglia che per Stalingrado, che perché poi col tempo arrivò a entrare fino a Berlino, venne vinta dall'Unione Sovietica e quindi i tedeschi non entrarono mai a Mosca. Però quella canzone, l'Addio alla Slavyanka, venne utilizzata esattamente in quella parata militare. Dopodiché, siccome appunto era molto popolare, negli anni 60 venne scritto nuovamente il testo, ed è un testo che logicamente era cucito su misura per celebrare la grande vittoria della grande guerra patriottica. Per farvi capire, il testo faceva: questa marcia ha portato i nostri soldati a entrare fino a Berlino, eccetera eccetera, cose di questo
tipo. Complessivamente il testo di questa canzone è stato scritto 4 volte. Prima la versione originale, quella che andava ai tempi dell'Armata Bianca, poi nel 67, poi nell'84 e poi nel 97, che è la versione che venne proposta come inno nazionale. E ancora oggi, quando questa canzone viene cantata dai cantanti durante le celebrazioni per il 9 maggio, per esempio, non si sa bene quale sia il testo giusto da cantare, perché dopo tutto vanno bene un po' tutti, specialmente il primo, perché parla proprio molto molto precisamente della vittoria di quella guerra, che insomma è il motivo per cui si festeggia il 9 maggio così intensamente in Russia, come avete visto in altri miei video. Comunque sia, questa marcetta non è diventata l'inno russo, è stata scelta l'altra melodia con il testo nuovo, che reintroduce per la prima volta dopo tanti anni gli elementi religiosi e quindi Dio che protegge la patria. Siamo passati quindi in 200 anni da Dio proteggi lo zar, Dio proteggi la patria, in mezzo è successo veramente di tutto, 1000 colpi di scena, 1000 cambiamenti, 1000 avvicendamenti di vario tipo, e questa in buona sostanza era la super maxi storia di come l'inno russo è cambiato 50.000 volte in pochissimo tempo. Spero che vi abbia interessato, spero che abbiate apprezzato questa pippone edition a tema musicale. In descrizione, vi ripeto, trovate i link a tutte le canzoni di cui vi ho parlato, sicuramente suonate molto meglio di quanto ho potuto fare io, perché ho le dita un po' arrugginite e sono diventato un po' scarso da quando mi sono dedicato più ai video che alla musica. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari! Abbiamo deciso di riscrivere per la 4ª volta il testo dell'inno, ok? Proprio in duetto Sati e Stefano, ok? Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo se su questo video rispetta chi ti ci ha portato. Oh, oh, ma che succede? Sati mi ha dato buga.